insieme a noi appunto il valore del lavoro e dell'impresa. Grazie a Piombino, a Taranto, a Civitavecchia, a Teramo, la mia città natale, che ha inteso così oggi riconoscere un proprio figlio che esercita la sua funzione qui ormai da tanti anni. Ma grazie anche ai tanti sindaci onorari, quei ragazzi che oggi hanno vestito una fascia tricolore per accompagnare me e gli altri in questa battaglia, dimostrando grande solidarietà. Grazie, grazie di cuore a tutti voi. E quello che avete ascoltato, noi sindaci, noi amministratori, siamo pronti a metterci la faccia e anche la testa quando serve. Ma non possiamo stare in trincea continuamente senza avere le risorse necessarie per soddisfare le esigenze dei nostri cittadini. Siamo stanchi di essere visti soltanto come centri di costo e non come risorsa del paese per farlo ripartire e progredire. Ma oggi, dicevo, siamo qui per difendere un valore fondamentale, che è quello del lavoro, e quello del lavoro che incarna tutta quanta la questione, che sta dentro una dimensione della realtà delle persone. Il lavoro è il primo articolo della nostra Costituzione, di quel patto fra Stato e cittadini che è scritto appunto dopo la Resistenza, dopo la guerra, con le vite di tanti che ci hanno lasciato la propria, e che è scritto appunto col sangue dei lavoratori, dei partigiani e dei cittadini. E il lavoro è l'elemento fondante della dignità umana, è connaturata alla natura umana, viene soltanto dopo il valore della vita, ma è esso strettamente collegato. E non per niente in questo periodo così drammatico abbiamo assistito a fenomeni che prima non conoscevamo. Lavoratori, imprenditori che si tolgono la vita perché sentono di non avere più uno scopo nella loro esistenza. E allora il tema del lavoro deve diventare ancora di più il primo problema nell'agenda del governo. Il primo ministro Letta lo ha dichiarato, si sta battendo in Europa, noi diciamo che servono fatti concreti. La difesa di aziende produttive, competitive, che sanno stare sul mercato perché dotate di tecnologia adeguata, di risorse umane primarie, è un elemento fondamentale di quella difesa del lavoro di cui si parla, altrimenti sono declamazioni che non trovano poi corrispondenza nella realtà. E diventare al primo posto, ai primi posti nell'agenda del governo, nel rapporto con l'Europa, prima di tutto. Certo, il 5 di giugno si è prodotta una lesione, una ferita, non alla testa del sindaco, ma alla vita democratica della città. E però, guardate, che quell'evento ci ha fatto riscoprire l'orgoglio, perché non possiamo non dire che la città si era un po' assopita, addormentata, era annichilita dalle tante crisi che si succedono, che incombono sulla nostra testa, dalla chimica, alla siderurgia, all'agroalimentare, al commerciale.